Siamo live. Eh, sulle donne che cosa serviva serviva per supportare la carriera e il work life balance altra cosa di cui ovviamente parlando di smart working eh, si parlerà work life balance di giovani talenti grazie a collaborazione tra manager e professionisti che mettono a disposizione il loro tempo e le proprie competenze in un percorso one to one quindi eh, Angela Flavia in questo contesto con la propria mente quindi Angela laureata in psicologia clinica ha un master in direzione del personale e da cinque anni lavora in una PMI dà, di un'azienda, che la si occupa di sistemi medici. E il work life, arrivati che al punto. Fatto. Eh, sì, il lockdown ci eh, ha obbligati -life tutti, balance, tutti, talenti, qualunque a qualunque tipo di lavoro facessimo manager, a, a trovare nuovi modi di lavorare la oh, questo. No, tema che non ci non siano poi so se dureranno nel quindi, tempo eh, o meno lo, lo vedremo. Fatti, Fatti, poi abbiamo sentito dire smart working, telelavoro, lavoro a distanza. Ecco, Angela, ci puoi dire la differenza, visto che ne abbiamo sentite di tutti i colori in questi mesi? Dici la tua, per favore. Certo, allora intanto saluto Flavia, e, è veramente un piacere per me essere ospite questa sera di Utopian. E, la domanda che, con cui tu parti è veramente anni, mh, un tema eh, centrale in questo esatto. momento, in questi ultimi mesi. Sì. Sì. Bisogna partire da, da una premessa. E lo smart working o lavoro a distanza o home working in qualsiasi forma lo vogliamo chiamare eh, si basa sull'utilizzo delle tecnologie e delle nuove tecnologie eh, quindi è un argomento che fa parte di un tema ben più ampio e direi un'evoluzione socio-economica eh, in atto ben prima della pandemia eh, ma che in qualche maniera la pandemia ha eh, da un lato accelerato e eh, sì, sentivo qualcuno. Sono bella, Fiume. Sì, per favore chi Buonasera. non parla dovrebbe spegnere il microfono, perché sennò si sentono rumori di fondo. Grazie mille. Sì, dunque, dicevo che il tema dello smart working. Uh, a mio avviso si collega a un tema ben più ampio, appunto una rivoluzione socio-economica che parte ben prima rispetto all'emergenza e l'emergenza di per sé ha messo in evidenza alcuni aspetti. Ehm, di criticità preesistenti mentre per altri versi ha accelerato l'applicazione eh, dello strumento del lavoro a distanza eh, certo è che con l'emergenza siamo stati costretti a ehm, reagire a bisogni mh, urgenti per i quali non c'è stato modo di eh, dilazionare i tempi di azione Quindi, Già prima dell'emergenza ehm, c'è da dire che assistevamo a un'altissima competizione nel mercato, nel mercato del lavoro, eh, la richiesta di risultati sempre più performanti. Eh, che hanno portato al cambiamento di, della natura dei progetti eh, richiedendo dei modelli di gestione sempre più innovativi e capaci di fronteggiare eh, i cambiamenti che il mercato eh, ha cominciato a, a portare avanti. Dunque, volendo eh, fare una chiarezza tra eh, il telelavoro e lo smart working, parto dal telelavoro e il telelavoro costituisce di per sé un'organizzazione o lo svolgimento del rapporto di lavoro e si avvale appunto delle tecnologie eh, informatiche eh, nell'ambito di un contratto di lavoro. Eh, L'attività lavorativa che potrebbe essere svolta all'interno dei locali aziendali viene regolarmente svolta al di fuori degli stessi. Quindi eh, il telelavoro si configura come una vera e propria forma contrattuale individuale. E le regole sono imposte in maniera molto rigida eh, in riferimento agli orari, ai luoghi, agli strumenti tecnologici utilizzati e eh, rispecchiano eh, quasi completamente l'assetto organizzativo che è utilizzato eh, nella postazione di, la, di, di lavoro in sede e, e prevede un contratto, la stipula di un contratto. Eh, nel quale è necessario riportare tutte le informazioni dettagliate eh, circa la prestazione lavorativa, l'unità produttiva alla quale il lavoratore è assegnato, eh, il responsabile di riferimento, le persone a cui eh, rivolgersi per questioni professionali e, profe e, e personali anche, eh, sopralloghi tecnici sanitari da parte dell'azienda presso il domicilio del lavoratore per allestire la postazione eh, in conformità alla legge 8108 per la salute e sicurezza dei lavoratori. E quindi eh, una, una, una rigidità proprio di forma, e però il telelavoro mantiene comunque una eh, valenza e eh, un carattere volontario perché deve conseguire mh, ad ogni modo mh, da una scelta volontaria tra il datore di lavoro eh, e il lavoratore. È una scelta che va messa eh, per iscritto e può essere messa per iscritto o in fase di assunzione. E in questo caso il rapporto di lavoro per tutta la sua durata sarà da remoto in telelavoro, oppure può essere uh, concordata in un secondo momento. E in questo caso, e, detto questo, quindi possiamo definire il telelavoro come lo spostamento della sede di lavoro al domicilio mh, della, della persona. Eh, da un punto di vista normativo, eh, il primo riferimento al telelavoro arriva con la legge 191 del 98, eh, riferita solo a, eh, al settore eh, pubblico, in buona sostanza. Di fatto viene estesa a tutti con l'accordo interconfederale eh, del giugno 2004, il quale rappresenta il recepimento eh, dell'accordo quadro europeo sul telelavoro del luglio 2002. E poi c'è un aggiustamento, una modernizzazione dello strumento con la legge di stabilità 2012. Di fatto parliamo di un accordo quadro generale che uh, può essere integrato da contratti collettivi in maniera più specifica, anche se a tutt'oggi siamo molto lontani anche su questo punto. Faccio notare eh, già che nella, nella norma del telelavoro eh, sono presenti due principi che eh, possono risultare familiari poi eh, nel momento in cui andiamo a parlare di smart working. Intanto il telelavoro costituisce per le imprese una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro eh, che è finalizzata alla, alla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro stesso. E per i lavoratori rappresenta l'opportunità di conciliare meglio eh, la vita privata con la vita professionale offrendo anche la possibilità di una maggiore autonomia eh, nell'espletamento dei propri compiti. Eh, D'altro canto Uh, considerato che si intende utilizzare al meglio le possibilità che sono presenti uh, nella società dell'informazione, viene definita così ancora ecco, nella, nella normativa un po', um, ecco, po age, uh, si mh, va a specificare che quindi deve, bisogna incoraggiare questa nuova forma di organizzazione del lavoro, di modo da coniugare la flessibilità e la sicurezza. Tanto che così scusa, si andrebbe la domanda di sicurezza, scusa se ti interrompo, parli di sicurezza sul luogo di lavoro o anche la cybersicurezza, diciamo la sicurezza eh, informatica? E a mio avviso, ci sono diversi eh, modi di interpretare il concetto di sicurezza è molto generico, eh, richiamato in maniera, in maniera molto ampia. Eh, sicuramente è un tema che diventa poi centrale nell'applicazione dello strumento, quello della cyber security. Eh, quindi, a mio avviso, mh, nella lettura della parola sicurezza va comunque eh, collocato anche questo concetto. Certo. E, tanto che poi eh, il concetto di sicurezza in questo specifico caso del telelavoro in questo punto preciso lo ancora alla possibilità di utilizzare lo strumento per categorie particolari di lavoratori o meglio disabili o persone che per esempio sono in, mob in mobilità, quindi uno strumento che eh, facilita alcune categorie a essere presenti nel mercato del lavoro in buona sostanza. Ecco scusa, eh, faccio, uh, ti, ti facciamo a domande e risposte. ma sì. eh, La legge invece successiva che è l'81 2017, che ha introdotto per la prima volta la parola lavoro agile, se non sbaglio, di fatto sì. parla ancora di lavoro subordinato, parla ancora di accordo tra le parti, con forme di organizzazione, parla di eh, magari ecco lavorare anziché come a cartellino prima, quindi solo a tempo, magari per obiettivi, senza vincoli di orario, se non ho capito male, o, o luogo di lavoro, mentre prima tu, tu dicevi, prima eh, col telelavoro il, il mio capo comunque mi mandava qualcuno a casa a verificare che io lavorasse in sicurezza. Esatto. Il, il lavoro agile, almeno per quello che ho capito, a, ai sensi della legge del 2017, in realtà mi permette di lavorare più o meno dove mi pare, purché io rispetti gli obiettivi che abbiamo condiviso, è corretto? Sì, eh, è così. Eh, cioè, la, la normativa che hai citato sullo smart working svincola subito eh, questo strumento dall'orario, gli spazi e l'organizzazione. Quindi giustamente l'organizzazione del lavoro viene eh, definita eh, per fasi, cicli e obiettivi. Quindi sicuramente c'è questa differenza che è eh, fondamentale tra i due strumenti. Sicuramente abbiamo il riferimento ad un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore, però per esempio eh, in questo caso l'azienda non va ad implementare una postazione al domicilio del lavoratore, ma eh, consegna al lavoratore una informativa eh, nella quale vengono tutti, eh, riportati tutti i rischi specifici e generali collegati alla, man alla mansione e alla modalità di svolgimento della mansione da remoto, quindi una sorta di estratto del DVR aziendale e lo consegna sia al lavoratore che al rappresentante eh, per la salute eh, dei lavoratori. Eh, quindi svincola anche un attimino, il, mh, la, mh, sposta il focus sull'aspetto della sicurezza che di per sé ha costituito un ostacolo nei, nel passato eh, nell'applicazione dello strumento, la garanzia di poter eh, appunto garantire la sicurezza eh, al di fuori dei locali aziendali in qualche maniera. L'accordo che eh, deve essere stipulato tra eh, aziende e lavoratore nel caso dello smart working, eh, è un accordo che eh, va a delineare eh, in maniera meno rigida eh, gli aspetti dedicati agli orari di lavoro che devono essere indicati come eh, tempi di riposo e tempi di reperibilità. Tempi sì. di reperibilità che devono essere certi, ma flessibili e modificabili. E, sì. eh, anche eh, i, le, le modalità di eh, svolgimento dell'attività lavorativa secondo quello che è il potere direttivo anche dell'azienda, quindi viene eh, in qualche maniera delineato questo, quindi il riferimento anche a delle policy aziendali che in maniera eh, organizzata vanno ad indicare quali sono le regole del gioco, ecco, in qualche maniera. Ecco, ma eh, quindi. La legge antica ormai del telelavoro, eh. la legge un po' meno antica perché sono solo tre anni sul lavoro agile, l la pandemia che ha fatto la rivoluzione, perché un pochino di rivoluzione l'ha fatta. Quindi per quella che è la tua esperienza poi più specifica appunto di gestione del personale, eh, la normativa così com'è eh, è sufficiente a volerla chiamare davvero agile o smart? Eh, perché sono cambiate anche le necessità, ovviamente, no? un pochino, soprattutto eh, data la pandemia, e spero che non si buttino via le esperienze che abbiamo acquisito in questi dieci mesi. Appunto, anche i provvedimenti legati alla pandemia sono stati utili per quanto pensi tu rispetto alla gestione di personale e sono sufficienti o c'è qualcosa ancora che possiamo fare in questa direzione? Dunque, eh, intanto va detto che eh, la confusione che è, è nata eh, tra questi mh, strumenti già preesistenti ma poco utilizzati è dovuta alla eh, presenza, alla compresenza di ehm, due norme differenti che però hanno diversi punti in comune per, in comune per quanto riguarda i principi che sottostanno alla base. E, mh, Inoltre eh, sono, eh, delle, ci sono dei punti in comune che eh, sono veramente molto eh, affini, per esempio l'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali, okay. eh, gli strumenti utilizzati, gli accordi eh, con l'azienda, la flessibilità, il rimando al concetto di responsabilità dell'attività, della prestazione lavorativa, quindi una maggiore anche autonomia eh, del lavoratore. Sono principi che in qualche maniera possiamo definire più blandi nella norma del telelavoro e con la norma sullo smart working vengono maggiormente eh, rimarcati. Quindi io eh, la vedrei come eh, il posizionamento di due strumenti su un continuum eh, che riguarda l'evoluzione del... del L'organizzazione del lavoro. Quindi sicuramente ancora molto si può fare, anche perché eh, nella norma italiana il lavoro agile e lo smart working vengono mh, considerati eh, come due sinonimi in qualche modo. Ma eh, di fatto eh, c'è un concetto, ovvero l'agile, che non trova precisa corrispondenza con, corrispondenza con la parola agile. Eh, ed è una, uh, un tema che, anche questo, ben più ampio, e che riguarda l'organizzazione del lavoro in maniera più, uh, come dire, pervasiva uh, e va a riguardare anche uh, gli stili di management dell'azienda. Assolutamente. Per fare un, un, come dire, un, un, una breve descrizione di quello che è il concetto di Agile. Eh, nasce eh, di fatto nel contesto eh, dell'IT eh, nei primi anni 2000, e, e costituisce una rivoluzione nella eh, nell ideazione dei progetti e nella eh, realizzazione appunto di progetti in ambito eh, digitale. E tanto che viene anche eh, nel 2001 eh, viene realizzato un manifesto per lo sviluppo agile di software e applicazioni. Da lì poi viene nel, nel tempo, si sviluppa il concetto di business agility, eh, che rappresenta oggi la convergenza fra quanto portato avanti, anche se in contesti differenti dal movimento agile, e le numerose eh, riflessioni organizzative che stanno facendo evolvere i paradigmi tradizionali. E, quindi sicuramente è una transizione questa che sta avvenendo in maniera molto più veloce nel, in alcuni settori, in particolare il settore digitale, perché chiaramente certo, certo, eh, no? il, parliamo di produzione di applicazioni di software, quindi eh, questo è il prodotto e quindi la, la, la transizione avviene in maniera più naturale. E, però voglio prendere in, in prestito una metafora. Che trovo molto interessante, eh, e, mh, la prendo in prestito dal Digital Vortex, che nel 2017 ha pubblicato sul Global Center for Digital Business Transformation. E dice così: il digitale è un vortice che attrae verso il proprio centro tutti i settori per trasformarli definitivamente. Alcuni settori sono più lontani e altri settori più vicini al ciclone, all'occhio del ciclone, ma nessuno è immune. Quindi mm. questo rappresenta la, la portata di ciò che abbiamo davanti. Eh, con l'emergenza sono stati fatti dei provvedimenti, è vero. Eh, sono state fatte delle cose in maniera eh, direi eh, disorganizzata perché eh, ci sono state una Stai serie di... Stai parlando delle imprese, lato imprese o, o tutto? un po' tutto, anche i provvedimenti uh, okay. dunque vorrei mh, intanto chiarire questo, le norme ci sono ma sono molto generiche okay. uh, è necessario uh, da parte delle, delle imprese fare uno sforzo veramente importante per uh, riuscire ad applicare uh, e ad adeguare a quelle che sono le proprie esigenze uh, di business uh, degli strumenti così generali quindi uh, a mio avviso, c'è molto da fare. In questa situazione di emergenza eh, ci sono state diverse risposte dovute anche a, diversi, a diverse situazioni di, di partenza, eh, per esempio, il divario tra pubblico e, e privato o tra grandi aziende e piccole aziende. Ora, mentre per il, per il pubblico, a mio avviso S sarebbe necessario un capitolo sì, a parte, sì, ma li... lasciamo stare. Lo faremo, lo faremo, non si sa mai. lo faremo. <ride> per, per, la, per il privato è, è necessario fare insomma, un, un riferimento e tenere presente quella che è la struttura dell'economia italiana, eh, dove il settore terziario presenta i due terzi del PIL e i punti di forza del commercio turismo. L'industria rappresenta un terzo del reddito nazionale e eh, abbiamo una peculiarità che è rappresentata dai distretti industriali eh, che vedono un fitto tessuto di aziende eh, di dimensioni medio piccole, eh, ognuna delle quali è specializzata in una specifica fase della, della filiera produttiva. Al tempo stesso, però, abbiamo nel settore industriale la presenza di grandi gruppi. Quindi, chiaramente, chi, le aziende insomma, che hanno dimensioni e strutture importanti hanno da tempo recepito i segnali de, di un'evoluzione del mercato del lavoro verso una maggiore flessibilità, una maggiore produttività. E quindi hanno preparato e hanno sperimentato programmi di smart working ben prima dell'emergenza sanitaria. Questo sta a significare ovviamente che eh, non sono eh, più avanti eh, da un punto di vista meramente pratico-operativo, eh, ma ancora prima da un punto di vista certo, culturale certo. e valoriale, certo, certamente. a mio avviso. E, insomma, che dici que di quella che è stata la mia esperienza, giusto? Sì, 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 infatti se, se vogliamo aggiungere un'altra domanda che è, eh, visto che la tua esperienza è in una PMI... Eh, che, che cosa possiamo, dobbiamo, il mondo deve fare per aiutare le PMI adattar, ad adattarsi a questa realtà che è sicuramente nuova e che cosa potranno fare loro dopo la pandemia, perché prima o poi si spera ci arriverà, a, per adattarsi, per perché no, mh, imparare da questa esperienza e, e magari decidere che continueranno no, a, a alcuni, in alcuni settori. A mantenere il lavoro a distanza come lo vorranno declinare e se serve eventualmente una qualche eh, normativa, I, i manager sono pronti, vanno formati, eh, vanno rivisti i processi. Dimmi tu, va bene. Eh, ci sono tanti temi nelle, nelle domande che mi, mi fai. Eh, partirei da, da cosa potrebbe essere utile, innanzitutto. Eh, Sicuramente un aspetto che è stato fondamentale per uh, questa uh, situazione di emergenza è stata uh, la semplificazione. Uh, mm. Di fatto il, il, il legislatore ha semplificato la uh, procedura di accesso allo strumento del, dello smart working. Uh, questo chiaramente ha svincolato e ha reso molto più agile la... Procedura di accesso e non il lavoro, ecco, in qualche maniera c'è cioè da giocarci un po' sulle parole in questo caso. Però eh, si tratta di una semplificazione che ha aperto la strada a, a tutti di poter applicare il lavoro a distanza, l'home working o il telelavoro. Ora è stata utile fino a questo momento. A mio avviso, continuare su questa strada eh, potrebbe portare a una Uh, continua confusione nell'utilizzo degli strumenti quindi sicuramente uh, il concetto di semplificazione va mantenuto uh, e portato avanti da un punto di vista uh, normativo uh, sicuramente può essere utile uh, delegare maggiormente ai contratti collettivi nazionali del lavoro uh, una maggiore definizione de di settore specifica per l'attuazione dello strumento dello smart working che e bello, possa se... dunque in questo caso essere Discusso eh, nei tavoli tecnici in sede di rinnovo dei contratti stessi tra le parti sociali, questo a mio avviso andrebbe ad inquadrare la contrattazione individuale nel, per lo smart working in contorni che sono già delineati e la cui interpretazione quindi è condivisa dalle parti sociali. Chi, chi lo deve fare quando? E allora, per quanto riguarda i contratti collettivi, ci sono delle scadenze e dei rinnovi che sono periodici, ogni quattro anni, ogni cinque anni, quindi ci sono delle, eh, dei, delle periodicità che possono essere eh, momenti di incontro e di discussione di questi temi. Uh, sicuramente ci sono le associazioni, uh, le associazioni datoriali o le associazioni anche sindacali uh, che sono delle, degli intermediari uh, tra le diverse istanze. Io su questo voglio fare anche un veloce link uh, rispetto a, um, alle relazioni industriali e alle associazioni sindacali. Uh, C'è da dire che in Europa diversi paesi hanno modernizzato molto il rapporto con, uh, con i sindacati sono degli interlocutori costruttivi, eh, con una certa dialettica, ma costruttivi. Eh, in Italia, eh, per questioni culturali o di interesse, mh, Comunque siamo ancora indietro e a mio avviso anche su questo punto è necessario che ci sia un'evoluzione uh, nella gestione dei rapporti e del uh, diritto del lavoro. In un quadro normativo che è molto complesso, il quadro normativo sul diritto del lavoro in Italia è molto complesso. Quindi Uh, come dire, serve veramente tutta l'aiuto la, sì, e certo. la collaborazione di, di tutte le istanze e le parti sociali per poter uh, giungere effettivamente ad un'evoluzione culturale in tal senso. Certo, certo. Inoltre, uh, a mio avviso, possono essere utili anche uh, in aggiunta ai fondi, uh, i contributi a, fondi, a fondo perduto uh, che certo, sono già giusto, presenti io. per le infrastrutture informatiche. Um, Potrebbe essere utile eh, introdurre delle agevolazioni fiscali e contributive sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. Eh, mm. E a tal proposito voglio fare anche qui un, uh, uh, un link, uh, perché già a livello mondiale la strada verso l'attuazione di un piano per lo sviluppo sostenibile, e mi sto riferendo ai 17 obiettivi delle Nazioni Unite, uh, potrebbe portare in un futuro neanche troppo lontano a una strutturazione degli interventi eh, per un'implementazione stabile eh, di modelli sostenibili di lavoro. E quindi potrebbero portare anche alla tassazione di comportamenti non in linea con il piano programmatico, da un lato. tipo, tipo che cosa? Mi fai un esempio per cortesia. Eh, Tassare che è, cosa? Un esempio? esempio di... io, allora, io introduco una percentuale di eh, lavoro eh, a distanza o di, di, di lavoro in smart working e eh, le aziende che non rispettano questa percentuale. Ovviamente non in maniera assoluta, ma ancorata alle caratteristiche eh, produttive aziendali, eh, devono pagare una, una tassazione perché eh, stanno usufruendo di un modello di lavoro che non è sostenibile, ovvero quello in presenza. Ho capito, ho capito. Ecco, a proposito di SDGs, ma hai fatto dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, ma hai fatto venire in mente che il telelavoro in qualche modo dovrebbe aver aiutato, eh, Almeno la parte ambientale, perché anziché milioni di automobili che si tra, che commutano tra andata e ritorno per andare a lavorare, automobili, auto, eh, sono stati eh, a casa. Eh, in questa fattispecie era telelavoro, lavoro a casa. Ma eh, immagino che ci sia stato un cambiamento, quindi anche questo potrebbe essere considerato nella pianificazione del post-pandemia, nel decidere come e quanto continuare sia la pubblica amministrazione perché solo in Italia sono più di 3 milioni di dipendenti quindi non è prova da poco anche soltanto uno su tre, anche solo un giorno a settimana facesse eh, lavoro da casa eh, o comunque in, in, una, eh, in un ufficio vicino a, a, a casa sua anziché dover andare e spendere soldi lui e tempo lui lei ma anche inquinare di più forse anche questo potrebbe essere una chiave di volte di lettura Sicuramente, sono d'accordo e questo riguarda dei concetti che sono, che si sta, sono già, in, a mio avviso, in, in maturazione in qualche maniera, no? e ormai siamo calati in una realtà che ci coinvolge in un, nel pensare ad un futuro sostenibile, quindi... Non, se, se fino a questo momento era una scelta, da questo momento in avanti eh, non possiamo esimerci, quindi bisogna in qualche maniera eh, esatto. ingegnarsi per trovare per il modo. Eh, come fare per eh, le PMI? Io mh, ho un'esperienza in, in una uh, media azienda del sud Italia e uh, la cosa che... Uh, ho potuto constatare è che in, un in una prima fase emergenziale eh, si è eh, reagito eh, a delle istanze, delle necessità e quindi eh, si sono fatti una serie di eh, interventi di urgenza, si è usufruito della semplificazione. Messi, si sono messi a casa delle persone, io faccio un esempio, noi abbiamo eh, un gruppo di persone che lavorano in tutto il mondo perché vanno ad installare i nostri prodotti, ecco da un giorno all'altro abbiamo dovuto capire come fare per far rientrare queste persone tra regioni eh, bloccate e non e eh, stoppare alcune attività, quindi far ricorso anche alla cassa integrazione per alcune, eh, per alcune cose okay. e eh, organizzare in azienda, eh, ho studiato con l'ufficio sicurezza e protocollo di sicurezza quindi abbiamo utilizzato tutti gli spazi a disposizione, le sale riunioni, le aree in comune per distanziare le postazioni. Nel frattempo il tempo è passato, quindi che cosa abbiamo imparato? Nella seconda fase eh, abbiamo cominciato innanzitutto a fare una raccolta, eh, una rilevazione delle, dei fabbisogni nei vari reparti, quindi capire eh, quali, eh, quali attività potevano essere eh, svolte a distanza, come prevedere anche dei eh, meccanismi. Eh, integrati tra presenza e lavoro a distanza. Abbiamo raccolto anche eh, i fabbisogni dei lavoratori, quindi capire se ci sono delle eh, situazioni eh, particolari che possono rendere preferenziale la via d'accesso a questo strumento. Eh, abbiamo poi cercato dei finanziamenti eh, in aggiunta agli investimenti aziendali sulle, sulle infrastrutture informatiche. Eh, un aspetto che abbiamo mh, toccato all'inizio eh, riguardava la cyber security. Uh, sì. I dati in un'azienda oggi sono il vero valore d'impresa, quindi è uh, fondamentale uh, che uh, le aziende riescano a, uh, ad essere supportate uh, nella realizzazione di uh, infrastrutture, quindi non solo dotazione tecnologica, ma uh, programmi di uh, strutturazione informatica che le mettano al riparo da diversi rischi. Uh, spesso insomma uh, è oggetto di, del progetto. Uh, restart il tema, insomma. Tra l'altro, in un contesto italiano che sulla digitalizzazione e sugli investimenti in ricerca e sviluppo è sicuramente uh, indietro rispetto uh, ad altre sì. potenze straniere, uh, quindi uh, sicuramente uh, il, questo è un aspetto importante che uh, rappresenta un rischio per le aziende uh, e, e bisogna, insomma, aiutare le aziende anche in questo in questo verso. Uh, poi bisogna, mh, bisogna inquadrare, dopo un primo momento emergenziale, eh, strutturare tutti gli interventi che si sono fatti per non perdere l'apprendimento realizzato e eh, probabilmente creare un programma di implementazione dello smart working che a mio avviso può prevedere dei passi operativi eh, che su... Punto, la rilevazione dei fabbisogni aziendali, la rilevazione dei bisogni dei lavoratori, la formazione dei lavoratori e dei manager eh, circa il lavoro flessibile, ovvero il sì. eh, livello di autonomia, indipendenza nello svolgimento delle attività, consapevolezza rispetto ai processi di lavoro complessivi. Per i manager, leadership e predisposizione alla delega, capacità di dare autonomia, modalità di esecuzione, attività finalizzate, raggiungimento degli obiettivi, capacità di verifica dei risultati, modalità di coordinamento e di cooperazione. Quindi insomma, una formazione continua a 360 gradi, eh certo, certo. poi eh, va sicuramente prevista una regolamentazione interna. Quindi, come dicevo, l'asperza delle policy, eh, la certo. predisposizione tecnologica, e eh, una cosa fondamentale, a mio avviso, è eh, la previsione di un, la un lancio sperimentale, quindi un gruppo. Di lavoro, mm. eh, un reparto, magari anche gestito già da un manager che eh, si è già più portato e affine al concetto di smart o sì, sì. di agile, eh, e quindi iniziare una sperimentazione monitorale, raccogliere le informazioni, raccogliere dei dati eh, sì. che vadano poi a sostenere l'estensione della modalità del lavoro agile a tutte quelle mansioni che possono essere okay. svolte all'interno dell'azienda. Quindi l'obiettivo deve essere quello di traghettare il passaggio dell'azienda intera verso una modalità agile eh, di, di lavorare in qualche modo io guarda eh, abbiamo fatto già mezz'ora eh, non so se ci sono domande non ho verificato io ce ne avrei altre 42 o 43 eh, non lo so però se ci sono altri sia di quelli che sono online in questo momento sia delle persone che ci seguono sulla diretta facebook se hanno domande specifiche eh, in attesa che qualcuno eh, dalla parte della segreteria di Utopian ce le dica, io, eh, una mi è venuta in mente che adesso in termini normativi e di management ci ha dato anche dei, dei suggerimenti, anche proprio di fare un, eh, no, una sperimentazione pilota in un settore e, e di conseguenza eh, poi allargarla dopo aver imparato basandosi sulle competenze specifiche dell'azienda. Tornando al telelavoro, un altro punto su cui mi, mi, mi viene da farti una domanda è, è sicuramente può essere stato penalizzante un pochino per alcuni il telelavoro e per altri un vantaggio e mi chiedevo quanto le donne sono da una parte o dall'altra secondo te. Allora, eh, sì, questo è un tema eh, attualissimo. Eh, sì, lo, lo, lo trattiamo in riferimento allo smart working, ma chiaramente è un tema che ha radici ben più profonde. Eh, sicuramente durante il lockdown c'è stato, stato un banco di prova per, per praticare una conciliazione, una condivisione dei carichi di cura eh, nella forma più estrema. Eh, di fatto molte storie eh, sono state raccontate di donne che hanno mh, scelto Uh, ho dovuto scegliere insomma di, di seguire la famiglia, di seguire la casa, di seguire il, il nido familiare, lasciando indietro la vita professionale. Quindi uh, è stata vissuta una sovrapposizione totale dei luoghi e dei tempi di lavoro tra vita personale e vita uh, lavorativa, in un continuum senza soluzione di causa. Yes. E, questo, questa esperienza quindi ha mostrato in maniera ancora più evidente i, i limiti della tradizionale di, divisione genderizzata del lavoro mm. retribuito e del lavoro di cura, eh, quindi sicuramente una maggiore equità di genere che si fondi su un'equa distribuzione dell'impegno nel lavoro retribuito e nel lavoro di cura da parte in ugual modo di donne e uomini dovrà essere un'importante risorsa, e non a caso uso la parola risorsa, eh, da mobilitare per uscire da questa crisi altrimenti non è sostenibile in questo modo sicuramente sì eh, intanto se non arrivano domande eh, me ne è venuta in mente un'altra che è quello che eh, già altre volte è stato detto in contesti simili che è il diritto alla disconnessione no? e devo dire che in questi mesi non so quanti di voi hanno sofferto ma veramente si trattava di essere H24 sempre comunque collegati online drammaticamente e non c'erano né orari né sabati né domeniche. E, e forse questo invece sicuramente, voglio dire, mentre un libero professionista decide per sé, eh, un dipendente che ha comunque un contratto e quindi è comunque un contratto di dipendente in cui deve rispondere anche fosse solo appunto per obiettivi e non per orari. Pur garantendo alcuni orari, come giustamente dicevi tu, perché se è un orario in cui eh, c'è bisogno della sua collaborazione, però a un certo punto si deve anche poter disconnettere esattamente come adesso lo fa: timbra cartellino, esce, va a casa. Poi c'è il telefono che in emergenza uno può anche utilizzare, però tendenzialmente la disconnessione adesso, quando uno esce dall'ufficio, c'è, certo. Uh, anche qui, a mio avviso, c'è uh, di base una profonda confusione tra il concetto di lavoro smart e poi quello che effettivamente viene uh, espletato con questa metodologia. Uh, la filosofia che è alla base dello smart working dovrebbe vedere al centro dell'organizzazione la persona uh, con lo scopo di far convergere gli obiettivi professionali e personali con quelli dell'azienda e quindi aumentare la produttività dell'azienda. Eh, in tal senso eh, abbiamo visto che ci sono diversi mh, principi eh, che costruiscono anche le normative, dove mh, si evince un aspetto eh, fondamentale che è quello della fiducia nella relazione eh, con i, i responsabili, con il management, con la direzione aziendale, con la proprietà, di qualsiasi dimensione di azienda stiamo parlando. Chiaramente eh, in, in questi mesi abbiamo assistito ad una risposta eh, massiva, in, con un modo di lavorare eh, fatto in maniera anche un po' disorganizzata, a distanza. Eh, bisogna pensarci eh, con un più ampio respiro. Ecco, una... Un'organizzazione che non preveda degli orari di disconnessione eh, dubito che possa portare a dei buoni livelli di produttività, sia per quanto riguarda il lavoratore, ma soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi di produttività che deve raggiungere l'azienda. Non sono sostenibili questi, questi ritmi in questa maniera. Tra l'altro la normativa eh, su questo punto ci corre eh, in, in, in aiuto eh, in quanto è previsto il diritto alla disconnessione. Eh, come dicevo prima, nell'accordo tra il lavoratore e l'azienda eh, devono essere definiti i tempi di riposo e i tempi di reperibilità. Eh, questo sta anche nella relazione che eh, il manager va a instaurare. Team, quindi è, è fondamentale, torna il concetto di uh, evoluzione anche manageriale. Uh, il manager deve essere quella persona che uh, rivede. E il proprio stile di, di leadership e um, mette in gioco uh, i modelli attuati fino ad oggi per trovarne di nuovi uh, che siano adatti anche ad una forte criticità che è emersa in maniera importante adesso, ovvero quella di riuscire a conciliare il lavoro a distanza in un contesto di vita familiare che è pervasivo e quindi uh, va necessariamente trovato un, uh, un punto di, di equilibrio tra le cose. Eh, questa poi <ride> come risolverla la vedo difficile ma eh, tra l'altro a proposito di donne e eh, di genere come vedete c'è un posto occupato, è eh, una battaglia antica di, di tanti anni fa fatti da una grandissima amica che si chiama Maria Andaloro siciliana che ha inventato appunto questo progetto eh, sul sito www.postoccupato.org trovate ulteriori informazioni, ma, eh, lo trovate anche in molte lingue è una cosa che normalmente noi facciamo quando facciamo le conferenze, cioè le conferenze fisiche, eh, c'è cioè un, un posto in prima fila eh, tenuto occupato con questo cartello, ma anche con un, un cappotto, una borsa, non importa, eh, e viene segnalato il motivo è perché eh, avrebbe potuto essere occupato da una donna che è vittima di violenza purtroppo. Non può essere più lì la donna che avrebbe potuto appunto essere presente. È, è, è sempre molto doloroso dirlo, è sempre molto mette sempre un po' di malumore nella, nella platea quando si racconta, ma è perché ci sia è importante non dimenticarlo, quindi lo segnaliamo anche online. E grazie ad Agata per. Averlo messo perché è, è un segnale eh, che va dato e davvero eh, senza, eh, par non parlando di, di quello che dicevi tu sul telelavoro, che erano tematiche più, eh, diciamo, amministrativo-giuridiche. Purtroppo c'è stata durissima l'esperienza della violenza nelle, nelle case eh, dove la donna che prima andava a lavorare o l'uomo andava a lavorare, avevano più chance di separarsi ogni tanto e quindi magari avere meno scontri, meno, meno violenza ai noi. E se non ho visto male, sono aumentati anche proprio il numero dei femminicidi, quindi insomma, è una cosa di cui dobbiamo tenere a mente anche nell'elaborazione del, del futuro. Eh, non so voglio... se sì, dici. voglio aggiungere qualcos'altro, è vero, c'è l'aspetto della pervasività tra il, il contesto familiare e quello lavorativo, ancora più se il lavoro viene portato a casa eh, è un, un acceleratore di eh, certi mh, disagi e eh, situazioni che eh, molto spesso poi eh, vanno a, mh, a rendere ancora più evidenti dei, delle, delle aggressività represse, insomma delle situazioni sicuramente di difficoltà. Quindi nel, nella riflessione Uh, vanno sicuramente tenute presenti una, una serie di aspetti negativi. Uh, noi viviamo in città ad alta densità di, di popolazione, in case di pochi metri quadri, con i muri di carta, poca privacy, convivenza con gli altri, uh, familiari. Ribadare ai figli e alla DAD <ride> non è semplice uh, sì. prevedere, insomma, l'utilizzo e l'acquisto di, uh, di dispositivi uh, PC, tablet eh, o investire in una rete internet più performante. Quindi Uh, I confini tra vita privata e lavorativa che scompaiono di fatto. Quindi, uh, oltre al diritto di disconnessione, io parlerei certo. anche del diritto agli spazi vitali personali e il diritto alla dignità mh, e alla salute psicofisica in, in, in generale. Uh, oggi il welfare sociale. Uh, non può ricadere per intero sulle spalle delle famiglie e per come sono strutturate oggi le società eh, portare avanti eh, le cose così come sono in questo momento Diventerà anche sotto questo punto di vista insostenibile. Quindi è necessario fare una riflessione eh, che, va, che non vada per compartimenti sani, ma eh che sì. sia più ampia e trasversale e che includa diversi temi sociali, tra cui anche la violenza di genere, che sicuramente eh, è un tema che è venuto a galla in maniera molto pre preponderante in questi anni. Purtroppo mesi. sì, purtroppo sì. Ehm... Su, detto tutto questo, io ce n'ho un altro paio di, di domande, sempre se non ne arrivano dai, dai presenti o dalla rete. Eh, abbiamo messo sul piatto opportunità e rischi, mi sembra più o meno, non so se ce ne sono di più, sicuramente ne avremo dimenticata qualcuna, ma so, una bella fetta di A e B. Che, quali suggerimenti potremmo dare a, a da un lato a chi governa, mh, chi governa eh, e quindi definisce la nuova normativa e, e, e nuovi ristori, come dicevi tu, o, 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 o incentivi o disincentivi a seconda di cosa gli chiediamo, e anche a chi guida un'impresa, sono i due manager che sono in, 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 il politico e il, 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 diciamo, chi guida l'impresa: eh, che cosa possiamo suggerire loro perché, Possa eh, migliorare ancora, diciamo, questa esperienza, che, pur nella sua fatica, in qualche modo ha dato dei risultati. Certo, assolutamente. E allora, intanto, eh, per quanto riguarda ecco, l'interlocutore istituzionale, eh, direi che eh, può sicuramente. Uh, stimolare uh, una maggiore uh, chiarezza nella definizione dello smart working, dicevo prima che le norme sono molto generiche, uh, quindi mh, Dare eh, o stimolare un, la creazione di sinergie o di reti che abbiano lo scopo di stimolare circoli virtuosi nell'adozione eh, delle pratiche di smart working, quindi eh, promuovere un clima, di, un clima di fiducia verso l'adozione eh, di questo nuovo modo di lavorare, eh, oltre all'implementazione degli strumenti di cui parlavamo prima, quindi di incentivi eh, di vario tipo, eh, può sicuramente eh, dare eh, una maggiore percezione di eh, condivisione. Della, del significato concreto di questo strumento. Eh, quindi, far capire con chiarezza che cosa significa lo smart working per evitare che venga percepito come solo lavoro da remoto, quindi di scarso interesse, inapplicabile per la maggior parte delle piccole attività perché è lontano dalle esigenze, eh, aiutare a superare la logica di, di destrutturazione e informalità eh, che caratterizza la maggior parte dei progetti in questa tipologia di aziende. Ad esempio, a mio avviso, uno, de delle, de uno degli strumenti che si potrebbe provvedere a, a livello normativo sono anche uh, dei fondi per sostenere dei programmi di riorganizzazione dei processi e dei sistemi di valutazione delle prestazioni, certo. anche con l'ausilio di, di consulenze e strumenti studiati. Sai che questo mi fa venire in mente che proprio in un corso che ho fatto in questi ultimi mesi a un'azienda proprio perché voleva capire come transitare a, al, al futuro uh, smart working del post pandemia, quali erano i rischi, le opportunità, eccetera. E più di una volta, mentre con uh, c'erano due tipologie di diciamo di discenti: dipendenti e, e, e i coordinatori, quindi il management, con i dipendenti era, uh, è stato molto più. Facile se, se posso dirlo, interagire perché capivano sicuramente quello che dicevi tu anche del, le difficoltà del lavoro, eh, del tempo H24, quello al diritto a disconnessione, eccetera, eccetera, M ma dall'altra capivano anche che comunque avevano dei vantaggi. Il eh, lato management, la difficoltà che qualcuno di loro ha individuato eh, e che mi ha fatto un po' impressione, devo dire, dice come faccio a dare degli obiettivi. Che siano misurabili, dico, eh, perché certo che se non sono misurabili non sono obiettivi. Quindi devi dare un obiettivo misurabile, perché non mi puoi dire fai un buon lavoro. Un buon lavoro cosa significa per te? Che l'ho fatto grande 100 o lo grande 100.000? Non è eh, cos'è il buon lavoro, lavora bene, sì, dimmi qual è l'obiettivo che ti aspetti da me: che faccia 100 cose o, o e fate bene 10, o che ne faccia 50, ma fate bene 1000. È un obiettivo che mi devi dare tu e quindi forse sì, bisogna anche formare il nuovo management, il, il, il manager di, di, del domani, del post pandemia, a imparare a definire obiettivi. Poi capisco che non sempre è facilissimo, a seconda della tipologia di lavoro che uno fa, quindi non sempre riesci a definire la misurabilità di un obiettivo, però... Non solo, non solo, ma nelle aziende un po' più piccole, eh, spesso i cappelli che eh, fanno parte de, de, di una persona lavorativamente sono tanti. Eh, quindi eh, in un ruolo vengono accorpate più eh, frazioni ecco, di attività che confluiscono anche in altri processi e quindi anche i team eh, gestiti spesso sono eh, trasversali e dunque ci sono proprio delle, eh, delle complessità che sono insite di questo tipo di, eh, di organizzazioni quindi sicuramente a mio avviso eh, sono necessari dei programmi di... Ehm... Uh, come dire di, di miglioramento di formazione, ma eh. anche di, uh, proprio di miglioramento dei, dei, dei flussi e dei processi che ma devono anche essere fatti esatto, esatto. in, in, in modalità uh, agile. E Esattamente. Non, non possiamo farne a meno. Quindi uh, tutto parte sicuramente dal, uh, dall'azienda, dal, dal management che devo, deve in qualche maniera essere uh, convinto di. Uh, Attuare una, un cambiamento del genere. Quindi per questo prima facevo riferimento anche ad una sperimentazione. Perché eh, spesso sì. i dati poi danno l'evidenza eh, dell'utilità eh, di uno strumento e quindi dare un po' quella spinta che serve per poter eh, fare di più. Allora, se anche il governo prevede degli strumenti che vadano a finanziare questi programmi, probabilmente ci troviamo già a metà strada, per sì. cui Uh, può essere tutto un po' più semplice sì ma infatti secondo me la formazione non è soltanto fatta a quali sono le regole del gioco no. qual è la normativa è proprio fatta a quello che dicevi tu che cosa significa fare agile management che cosa significa revisionare i processi all'interno della tua azienda che poi eh, essendo informatica io l'ho vissuto appunto lato agile de dello sviluppo software ma ah, perché eh, non si può che ne so sviluppare del software e rendere informatizzato, passatemi il termine un po' eh, antico, un processo senza averlo rielaborato, perché se no, io rischio semplicemente eh, l'eterogenesi dei fini, che magari sì sarà un po' più veloce perché lo fa una macchina anziché sette umani, ma il processo è sbagliato. Eh, quindi, anche quando si, fa un, si, si informatizza un processo va revisionato, studiato, analizzato. E lì bisogna avere eh, l'umiltà, se posso dire, di chiedere a chi eh, ci aiuta, aiuta l'azienda a revisionare i propri processi perché diventino agili o agile, come vogliamo chiamarli, sempre se hanno capito, come giustamente dicevi tu, se vogliono. Fare che il futuro sia ancora un pochino. E questo sicuramente può essere, come dicevi tu, incentivato da, da, da finanziamenti, per esempio, certamente. Non solo, ma eh, anche la, il concetto di fiducia è, eh, è fondamentale, deve essere pervasivo sotto i vari punti di vista. Eh, mm. Il lavoro, eh, lo smart working che da un lato può distanziare in qualche maniera no, le persone dall'aspetto relazionale più eh, fisico e anche un po' più primordiale che ci caratterizza come, mm. eh, come animali sociali, ecco, in qualche modo. Eh, C'è una componente che riguarda eh, probabilmente di più le piccole e medie aziende, ma insomma eh, sicuramente anche le, le organizzazioni più grandi, il senso di appartenenza, l'identità. Eh, quindi la fiducia coniugato con il senso di appartenenza e l'identità eh, danno quel senso eh, alla, al tempo che ogni persona va ad impiegare nel, nel, nelle, nelle operazioni, insomma, nello svolgimento delle, della propria prestazione. Eh, senza di questi elementi eh, possiamo misurare tutto quello che vogliamo, ma difficilmente possiamo rendere produttiva l'attuazione di questi strumenti. Ma guarda, proprio eh, per quel corso eh, che ho veramente preparato volentieri, perché era divertente anche proprio eh, portare l'agile dall'informatica al lavoro, eh, è venuto fuori chiarissimamente che il, ci sono tra l'altro dei dati molto belli. Eh, credo sia stata l'Inail che li ha fatti, in cui hanno fatto interrogato no, nel post pandemia, credo che fosse di giugno luglio, questo lavoro di Inail, quindi era già successo il lockdown, eccetera, in cui valutavano, le, le risposte erano fatte da dipendenti o da manager, eh, in funzione di. Quanto è migliorato o peggiorato la qualità del lavoro? Quanto è migliorato o peggiorata la tua qualità della vita? Di che cosa c'hai bisogno? Di A, di B o di C? E davvero è molto simile, ma soprattutto eh, quello che dicevi tu è impressionante, come il senso di appartenenza in realtà è stato sentito ancora di più mm. proprio perché il, mentre. In ufficio e c'è la pacca sulle spalle, prendiamo il caffè insieme, andiamo a pranzo insieme, una risata perché siamo magari in un open space. Succede: eh, qui si è dovuto ricreare un senso di appartenenza in remoto che però ha garantito quella anche tu parlavi di identità è Assolutamente preziosa e lì la squadra viene fuori. E, e per quello che mh, si è visto appunto in, questa, in questo studio dell'INAIL, eh, poi c'è anche un grosso progetto, un grosso lavoro che ha fatto anche il Politecnico di Milano sullo smart working è molto interessante l'osservatorio fatto dal professor Mariano Corso. E eh, consiglio di guardarlo perché merita, e, e anche lì viene fuori che la squadra. Eh, è, è, è molto diversa da quello che ci si potrebbe aspettare no? del lavoratore che vabbè tanto non mi vede nessuno, non faccio niente. Anzi, c'è stata un, un una maggiore spinta proprio a raggiungere obiettivi prima e meglio perché la difficoltà del momento era, era chiara a tutti. È un progetto interessante da leggere, un, anche i dati dei grafici fantastici. Sì, l'osservatorio digitale del Politecnico, sì, sì. è un'ottima un fonte di, di elementi di per. Sì, sì. Beh, a proposito di dati, questa è una cosa che io dico da sempre quando il politico di turno mi dice che mi vuole migliorare la qualità della vita, eh, perché fa campagna elettorale, no? di qualunque tipo sia. E io normalmente gli rispondo che non avendo il qualitometro, non avendo il migliorometro. Come faccio a sapere se dopo cinque anni del tuo mandato, quattro, quello che è, mi hai, eh, hai davvero migliorato la mia qualità della vita? Tu devi darmi un obiettivo concreto e misurabile. E lì va insegnato non solo ai manager, ma anche ai politici, perché gli converrebbe anche, no? cioè dire, anziché dire, eh, che ne so, mh, ti costruisco sette asili, questo è un concreto e misurabile. Farò tanti più asili, non è la stessa cosa. Certo. Eh, oppure daremo più opportunità ai bambini di studiare, di avere... Questo è... sono chiacchiere. Sette asili è un numero. Ne hai fatti sei, dai, tutto sommato sei stato bravino. Ne hai fatti due, non hai fatto niente. Ne hai fatti otto, sei fantastico perché hai migliorato rispetto addirittura alle tue previsioni. Io ho un'ultima domanda, se non ce l'hanno altri, che è una mia speranza, eh, più oltre che una domanda. Cioè, io spero che questa esperienza, che è stata pesantissima, lo è tuttora, è dolorosa e lo sarà ancora per molto tempo. Temo, molti mesi di sicuro. Io non vorrei che corressimo il rischio di tornare al prima pandemia in termini di lavoro, eh, sto parlando che in termini umani ognuno di noi sarà sicuramente uscito con un'esperienza in più, nel bene e nel male. Vorrei che imparassimo qualcosa da questa lezione. Secondo te c'è un'opportunità? Sì, eh, a mio avviso c'è l'opportunità ed è concreta. Eh, perché, intanto ad oggi, anche le aziende che erano completamente resistenti al, al telelavoro, allo smart working, oggi ne sanno qualcosa in più quindi c'è una maggiore conoscenza e già questo può servire a, a fam familiarizzare con, il, con questo concetto e inoltre si sono già presi dei provvedimenti nelle aziende, si sono distanziate le postazioni, si sono certo. eh, rivisti comunque eh, gli obiettivi, le scadenze, eh, i rapporti eh, in virtù di, di, di questa modalità attuata sicuramente in maniera ecco, un po' eh, poco organizzata. Quindi secondo me eh, non torneremo completamente indietro. Certo, però eh, per evitare questo pericolo è necessario che eh, si ragioni secondo dei progetti, vanno definiti dei progetti, questo è fondamentale. E altrimenti la percezione è quella che eh, si è trattato di un'esperienza e poi eh, l'abitudine prende il sopravvento quindi si torna a quello che si è sempre fatto per diverso tempo diciamo che è un'opportunità abbiamo sicuramente imparato cosa non si deve fare perché l'abbiamo pagato tutti sia il capo che il dipendente però forse abbiamo imparato anche che cosa si può fare perché questa cosa in parte almeno continui anche nell'ottica appunto degli gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, oltre che del de, della balance personale no del tempo di lavoro Adesso. e del tempo di vita. Quindi, sicuramente io penso e spero che si possa mantenere, che non si perda. Eh, credo che appunto, la, la politica possa e debba eh, fare gli interventi su cui tu anche eh, insistevi. E mi aspetterei che i manager più illuminati abbiano. Uh, il, trovino il tempo di fermarsi un attimo e dire che cosa abbiamo imparato, che cosa buttiamo via perché è sbagliatissimo, che cosa, su che cosa possiamo e dobbiamo lavorare, che cosa dobbiamo imparare per farlo bene, perché conviene e conviene a entrambi: conviene sia al dipendente che al manager, perché i risultati poi sono di squadra e quindi è una speranza la mia, d'accordo. Sono le 10, io ringrazio intanto te, Angela, di sicuro perché ci hai dato un sacco di spunti, un sacco di competenza. siamo molto contenta di, di questo incontro. Se non ci sono domande che arrivano dalla, dalla platea, ma neanche dai presenti, davvero grazie ancora di cuore. È, è stata una bella esperienza almeno per me. Ho imparato un po' di cose utili e quindi. Alla prossima, alla prossima a voi. Al prossimo incontro anche di Utopian, seguiteci sui social, vi, ve lo faremo sapere. Quando e quale? Grazie mille. Ciao.